Ben ritrovati a una nuova escursione sulle Prealpi. L'itinerario di oggi, il Colle di San Gallo e Villa Maria, è molto breve, adatto a tutti, sono circa 2 ore di escursione, 300 metri di dislivello e una distanza di poco inferiore ai 6 km. Il percorso si snoda attraverso il Colle di San Gallo, sopra il quale si erge l'antichissima omonima chiesa. Dopodiché entreremo nei bellissimi vigneti di Villa Maria che guardano la pianura veneta e passeremo a nord del Col de Fer per chiudere l'anello. Vi è la possibilità di effettuare una breve deviazione a piacere verso il magnifico borghetto di Collagu. Venite con me. Il punto di partenza si trova nei pressi della parrocchiale di Soligo intitolata ai Santi Pietro e Paolo, le cui origini risalgono al XIII secolo. Dopo aver consultato un pannello di indicazione turistica con il percorso che andremo a seguire, camminiamo su una strada di campagna immersa tra i vigneti e percorriamo in salita quella che era l'antica via di accesso al Colle di San Gallo, ammirando i panorami che si aprono verso la pianura. Giunti ormai in vetta, passiamo a fianco di un monumento dedicato a Madonna di Loreto, patrona dell'arma aeronautica, e successivamente arriviamo alla chiesetta di San Gallo, posta in posizione dominante sul colle. Le origini dell'oratorio, voluto dal frate lombardo di nome Egidio, secondo la tradizione risalgono al 1430. Ma è documentato ancor prima in un testamento del 1354. Percorriamo la strada alberata fino ad arrivare ad una croce in legno, quindi scendiamo lungo la strada di accesso dove è posta una locanda. È la volta del colle successivo, che attraverseremo passando sul panoramico versante meridionale. Entriamo in un bosco di castagni dove è posto un roccolo e in seguito raggiungiamo l'ottocentesca casa di caccia di Villa Maria. Qui ci fermiamo per una sosta, ammirando il panorama su Farra di Soligo, sulle alture limitrofe e verso le torri di Credazzo. L'azienda vitivinicola Villa Maria di Farra di Soligo è di proprietà della famiglia Bevacqua di Panigai, le cui nobili origini veneto-friulane sono databili fin dall'XI secolo. Siamo all'azienda agricola Villa Maria, che è la proprietaria dei fondi dove passa il nostro itinerario, e qui con me c'è la famiglia Bevacqua di Panigai al completo. L'azienda vanta una lunga tradizione vitivinicola e la particolare esposizione dei nostri vigneti e i dislivelli che abbiamo in azienda conferiscono ai nostri prodotti e ai nostri vini e spumanti un particolare aroma e bouquet. E ci tengo a sottolineare anche che l'azienda vanta un premio che risale al 1882, in cui c'è una menzione che parla già del Prosecco, un premio che riguarda la nostra azienda. Ma c'è un particolare curioso dell'azienda. Qualche anno fa furono ritrovati dei preziosissimi reperti longobardi proprio nel cuore dei vigneti. Già negli anni 20 si aveva sensazione che là ci fossero dei reperti archeologici, perché mio nonno aveva trovato 2 corpi con 2 spade e 1 lancia. Quei ritrovamenti fatti negli anni 80 sono stati tutti fuori
un umbone di scudo con 6 borchie rivestite con una lamina d'oro, altre spade e parecchi resti umani. Quelle armi erano ancora state forgiate nella Pannonia, quindi questo sepolcreto data proprio dall'inizio dell'invasione longobarda. Al piano superiore, inoltre, è allestito un piccolo museo. Abbiamo raccolto all'ultimo piano in delle teche cose interessanti della famiglia e anche della prima guerra mondiale e soprattutto della guerra di Libia, dove mio nonno era capitano. Le abbiamo catalogate, le abbiamo esposte con anche lettere e tanti altri cose interessanti. Continuiamo il nostro cammino osservando gli straordinari terrazzamenti a vigneto che caratterizzano le colline e immessi sulla Cal de Termen facciamo una deviazione di circa un chilometro verso Collagù, passando per il Col Briat. Il santuario della Beata Vergine di Collagù viene citato in un documento ufficiale del 1740 e dopo un periodo di abbandono ritrovò il suo splendore nel 1931 grazie all'opera della famiglia Bottari de Castello, tuttora proprietaria. Qui riposano le spoglie di Sant'Emilio Martire e Santa Florida. Ritorniamo sui nostri passi e percorriamo tutto il versante nord del Col de Fer, lungo una strada sterrata che attraversa località Pecore, per poi concludere il nostro itinerario.